le nozze di Sua Altezza Reale Ferdinando di Savoia, Duca di Genova, con la nobile signorina Maria Luisa Aliaga dei Conti di Ricaldone, solennemente celebrate alla Reggia di Torino. Funge da notaio della corona Sua Eccellenza il Conte Galeazzo Ciano di Cortellazzo e da ufficiale di Stato Civile Sua Eccellenza Federzoni, Presidente del Senato, che vediamo affiancati dall'ammiraglio Cavagnari e dal grande ammiraglio Taon di Revel, Duca del Mare. Aprono il corteo le loro maestà, la regina imperatrice al braccio dello sposo, il re imperatore con la regina Giovanna di Bulgaria. Seguono le loro altezze reali i principi di Piemonte, la principessa Maria di Savoia, i principi delle case di Genova, Aosta, Assia e Baviera, le loro eccellenze i conti Calvi di Bergolo, alti dignitari e personalità. Dopo il rito nuziale, celebrato nella Real Cappella del Crocifisso, dal Cardinale Arcivescovo Sua Eminenza Fossati, la moltitudine che gremisce la piazza antistante l'antica reggia, con acclamazioni altissime, richiama al balcone l'augusta coppia e rinnova la sua prorompente dimostrazione all'indirizzo dei sovrani.